quindi un viaggio nella musica capoverdiana che è un po' il riassunto che potete trovare sul nostro ultimo album che si chiama Orizzonti, e abbiamo praticamente fatto un lavoro di ricerca anche a livello dei testi per trovare dei racconti comunque in una lingua che si appresta molto alla lingua capoverdiana, l'italiano e viceversa. E la musica di Capo Verde magari qualcuno la conosce già, magari qualcuno sì, un po'. Si riassume in vari stili di musica, musica la morna e diciamo il nostro fado, il nostro soul, ecco, e quello che abbiamo appena eseguito. Abbiamo una musica della festa che viene chiamata Coladeira, che è un po' più una specie di merengue, che faremo magari più avanti. E poi abbiamo la funana, poi ci sono anche altri stili che magari questi sono i tre stili principali. E abbiamo qui con noi Roberto Cipolli al pianoforte. Beatrice al basso. E poi Ernesto da Silva. Sentiamoci raccontare un po' di strumento, questo è uno strumento primordiale, quindi penso che vale la pena avere un po' di informazione aggiuntiva. Il prossimo brano si chiama Esperanza di Mar Azul, in italiano Speranza di Mare Blu. Thank you.
Carica come si chiama lo strumento, Tina, invece la persona Tina, così. Ok, no, lo dico perché è già successo un'altra volta che devo fare un concerto dentro il fonico, non ho ancora fatto il suono della Tina, lei, e lui ha pensato che fosse la cantante, ma no, l'ho già fatto, no, ma Tina non è una persona, è uno strumento. Perciò questo qua è uno strumento tradizionale, abbiamo giù in Guinea-Bissau, è molto molto importante per noi, ha un significato grandissimo nella nostra comunità. Si usa però in due contesti. C'è un gruppo etnico che si chiama Mangiar, qui lo usano. In questo gruppo è fatto tutto di donne. Suonano, cantano, fanno tutto per conto loro. Senso uomini. Okay. C'è già l'altro che noi chiamiamo cristiani, perché normalmente in Guinea quelli che sono in villaggio, chi vive in città ti chiamano automaticamente cristiano, perché sei della città. E quindi si chiama il gruppo Mangiuandari. Mangiuandari significa coetanei, perché un tempo, quando si usavano questo, ogni gruppo dovevano avere tutte le stesse età. Ma adesso, non so se è per fortuna o purtroppo non esiste più, perché forse è per fortuna, perché si guardano più la bravura della persona. Uno può essere giovane, ma se è bravo fa parte del gruppo. Quindi la Tina, diciamo che solo la zucca ha un tantissimo significato che non posso spiegare tutto perché abbiamo poco tempo oggi. Ma la zucca in sé, questa è una zucca. Mezzo zucca. Qua lo chiamano zucca, però da me si chiama calabasso, non cabasso, in portoghese cabassa, in francese calabasso, ma qua lo chiamano zucca, che è anche quello da mangiare, ma è diverso, non è quello che si mangia, è un'altra roba questa. Quindi anche questo qua serve a mangiare come un piatto, ma non da una persona però grande così, perché i contadini lo usano per mangiare, nel senso quando uno va a lavorare nei campi, se hai 10 persone li mettono tutti qua insieme per mangiare, perché non puoi portare il cibo nel campo con ognuno col suo piatto, è difficile. Quindi per dirvi soltanto alcuni topici dell'importanza della zucca e come strumento e quello che ha anche nella vita quotidiana da noi giù, tipo anche per fare, diciamo, come si dice? Il fidanzamento, si dice leva cabas, cioè cabas, tutte le cose si mettono dentro questo cabas qua, il vino, tutto quello che va a presentare al genitore. Quando è finito si usa la tina per suonare, per fare la festa. Quindi cioè, perciò è una vasta, cioè si deve per dire tutta questa cosa qua. Perciò è uno strumento molto importante. Adesso ho usato questo bacinello di plastica perché è più comodo da
per portare in giro. Una volta usavo un barile, quello di legno, di vino. Siccome quello pesa, tagliavano quello, il bidone dei 200 litri, pesanti quello. Adesso c'è un altro di metallo che è un po' leggero. Questo adesso l'abbiamo modernizzato noi qua, perché se devi viaggiare in aereo, fare il tournée, è difficile portare quello a metallo. Grazie.
molto importante per me, perché quando è nato questo nostro lavoro Orizzonti, ho cercato dei brani che potevano rappresentare, come fanno tutti gli artisti, no? Fanno delle canzoni importanti, e ho scelto questo brano, l'ho proposto al mio produttore, quello che si chiama Alberto Zempieri, e che ha realizzato insomma la traduzione di tutti questi brani in italiano. E gli ho detto, ma mi piace molto questo brano, però chissà dove l'artista, perché è difficile trovare anche gli artisti, perché ecco, quello che non vi ho detto prima è che Orizzonti fa di tanti duetti tra artisti italiani e artisti capitaliani. E quindi volevo fare un duetto con l'autore. E mi ha detto, scriviamo un'email, vediamo se risponde. E ha risposto. E anzi, ho ancora meglio, anzi sì, molto volentieri. Quindi sono andata a Lisbona, lui abita a Lisbona, e ha registrato questo brano che si chiama Mamma Africa. Il tuo sangue è diramato sopra cinque continenti, il tuo stile è naufragato sulla tre terre apprecenti, mantenendo le radici, raccontando storie al mare, con le mille cicatrici conquistate in guerre a mare. Cicatriz, um batucas a chamar, mamãe.
seduto, normalmente, poi dopo, non so come si fa, dove si fa, tutti i piedi, qualche come volete. Thank you.
papà di Joachim Paris, o se da miseria che paschi mio.
musica copeverdiana in tutto il mondo, perché è con quel brano che la musica di Capo Verde è arrivata a tutti, grazie a Cesare Evora, che non è un grande. Questo è un brano che ho sentito quando ero bambina, mi cantava mia mamma, quindi io mi trovavo, penso che il brano sia uscito negli anni 90, così io mi trovavo in Francia, a Parigi, ho sentito questo brano per la radio e dice, ma questa è la canzone di mia mamma, ed era cantata da Cesaria, si chiama Sodal. Thank you.
questo brano fa parte della tradizione che aveva in gamba, l'anno tradizionale, però bisogna del vostro aiuto, perché bisogna, è un po' difficile, perché bisogna fare... Facciamo vedere un po'. La fulana proprio bisogna saperla, tutti la devono sapere prima di uscire da qui. Va bene? Poi facciamo la prova. Thank you.
di questo bellissimo museo. È un grande onore per dei musicisti di suonare il Museo Internazionale della Musica, giustamente. E grazie a voi per la vostra accoglienza. E noi vi salutiamo con l'ultimo brano che si chiama Santa Peirona. È un inno a un vino molto pregiato. Quindi adesso tutti a capoletta a vedere il ecco, Santa Peirona, e via! Santa Peirona,
pensando che c'è stata una cosa con la cioè, un favore. Non si fa più questo. Allora, questo brano che andiamo a eseguire è un brano che ho composto. Vuole sempre fare come vuole, come i giovani, no? Vuole fare io sono forte, posso fare quello che vuole, e invece e non smette mai di piangere dopo perché dopo si accorge degli sbagli che ha fatto. Oh,
accoglienza. Grazie.